Salve a tutti ragazzi! Il viaggio alla scoperta di Salva il Mondo continua, ma se vi siete persi i video precedenti vi consiglio di recuperarli attraverso il link in descrizione. Per chi ci segue da TikTok, raggiungete House of Lama su YouTube per la playlist dedicata a Salva il Mondo, ma anche per tutti gli shorts estratti dalle live dei nostri streamer, i video dei game più divertenti e altri trucchi e news riguardanti Fortnite. Dove eravamo rimasti? Scheda incarichi. Analizziamo la prima scheda, che per forza di cose è strettamente legata alla seconda, di cui si avrà quindi qualche piccolo assaggio, ma verrà comunque affrontata più avanti. Nella scheda incarichi sono riassunte le missioni di Salva il Mondo. In pratica si tratta di una grande bacheca dove viene appuntato tutto ciò che è da fare, come farlo e ciò che è stato già fatto. Nel riquadro a sinistra troviamo la progressione degli incarichi riguardanti la storyline, che guidano alla scoperta delle quattro mappe principali, che vedremo più avanti nel dettaglio. Mentre, sulla destra, c'è un box informativo che spiega l'incarico in evidenza e riassume le ricompense che questo frutterà. In basso a sinistra si trovano i pacchetti incarichi in evidenza, che solitamente notificano la presenza di eventi a tempo e di mappe speciali legate alla stagione. In basso a destra, invece, troveremo il registro incarichi, che riassume in una forma analitica tutti gli incarichi di Salva il Mondo. Questi si dividono in primari, che riguardano la storyline e non hanno scadenza, giornalieri, che cambiano ogni 24 ore, sfide settimanali, che cambiano ogni 7 giorni, ventura, che sono a scadenza stagionale, evento, che hanno un tempo determinato ma comunque variabile, secondari, che aiutano il giocatore ad accumulare potenza, progetti, elementi e molto altro ancora, sfide, che sono obiettivi utili per platinare Fortnite, che offrono ricompense extra. Appuntando alcuni incarichi, il giocatore avrà un promemoria visivo in-game che lo aiuterà a ricordare che cosa deve fare. Non fate come me, che ho appuntato 15.000 incarichi e alla fine non mi ricordo comunque un cazzo. Bravo, fai cacare! Arrivati a questo punto, è bene fare una specifica molto importante, ossia la differenza tra incarichi e missioni. Gli incarichi sono dei compiti variabili commissionati, come distruggere 20 televisori, recuperare 5 pergamene, attivare 10 giradischi e via discorrendo. Le missioni, invece, sono delle prove predeterminate dalla mappa stessa. Per completare un incarico è bene assicurarsi di completare con successo anche la missione, altrimenti sarà tutto vano. Tu lo sai che quello che ha inventato sto meccanismo era una persona molto strana, vero? Vuoi un esempio pratico? Direi. Facciamo un esempio. Pratico. Sì, pratico. Ci è stato commissionato un incarico giornaliero, quindi dobbiamo portarlo a termine entro oggi per avere queste ricompense. Dobbiamo distruggere 8 orsacchiotti e il box informativo suggerisce di recarci nelle aree di periferia, perché probabilmente lì ce ne sono molti di più. Appuntiamo l'incarico e andiamo a scegliere in quale mappa andare a svolgerlo. Le città di Pietralegno, Tavolaccia, Vallarguta e Montespago vanno in ordine di difficoltà e ovviamente anche le ricompense sono giustamente proporzionate. Io non ho molta voglia di impegnarmi. Una cosa nuova. Ma cerco comunque delle gocce di pioggia per far diventare più forti i miei eroi e per questo scelgo quest'area di periferia qui. Posso scegliere se affrontare la missione da sola, con la mia lobby o in una lobby pubblica, ma visto che la mappa è facile e io non ho molto tempo, che tradotto significa che non ti va di fare amicizia perché sei una sociale, decido di andare da sola. Oltre all'incarico degli orsacchiotti, dobbiamo completare la missione, che in questo caso è Combatti la tempesta. Questo significa che, una volta in gioco, andremo non solo alla ricerca dei nostri 8 peluche, ma con il team cercheremo anche di combattere la tempesta di zombie che cercherà di distruggere il bersaglio indicato sulla mappa. Ricordate, per far valere i progressi dell'incarico, la missione di base deve essere completata con successo. Piccola nota a margine, potete far accumulare fino a 3 incarichi giornalieri e se qualcuno non è di vostro gradimento, potete sostituirlo. Continuo a seguire House of Lama ogni settimana per scoprire nel dettaglio tutti i segreti di Salva il Mondo. Se il video vi è piaciuto, lasciate un like, iscrivetevi al canale e raggiungeteci su tutti i social. Buon proseguimento su House of Lama.